Aggiornamenti sulla sanità dell'Alto Tirreno Cosentino. Grave incidente ieri sulla SS18 all'altezza di San Nicolarcella. A Verbicaro nasce la commissione terremoti. Queste le principali notizie di oggi, giovedì 21 giugno 2012. Buongiorno e ben ritrovati su Rete 3 News. In apertura subito alla sanità ci sono degli aggiornamenti. Le strutture del Tirreno Cosentino vanno verso un adeguamento della dotazione di attrezzature, ma dei fondi per gli adeguamenti strutturali non c'è nessuna traccia. Andrea Polizzo. Adeguamenti tecnologici per la sanità del Tirreno Cosentino, ma da Paola a Cetraro e fino a Praia a Mare permangono i ritardi nel processo di riorganizzazione della rete ospedaliera. Da ambienti sanitari informano che entro dicembre sia gli SPOC che le strutture territoriali primarie vedranno adeguata la propria dotazione tecnologica, ma dei fondi per gli adeguamenti strutturali nessuna traccia. Una evenienza che lascia inalterati tutti i dubbi sull'efficienza della rivoluzione messa in atto in campo sanitario dalla Regione Calabria. La dirigenza sanitaria ha avviato di recente una proposta di rinnovo delle dotazioni tecnologiche avvalendosi della collaborazione del CONSIP, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al servizio delle pubbliche amministrazioni sul piano organizzativo e, in questo caso, per la razionalizzazione degli acquisti. La Casa della Salute di Praia a Mare, in quest'ottica, punterebbe a diventare un centro diagnostico di eccellenza con l'arrivo di un TAC a 64 strati e nuovi macchinari per risonanza magnetica, mammografia ed ecografia. Tutto questo entro il 2013. Ma il presente continua ad offrire uno scenario poco rassicurante in cui la migrazione sanitaria prosegue incessante. Le strutture sanitarie del Tirreno Cosentino vivono difficoltà legate al personale e a strutture inadeguate, riconvertite solo sulla carta. Come sulla carta sono ancora i circa 25 milioni di euro da fondi europei stanziati per adeguare gli edifici di Paola, Cetraro, 10 milioni di euro a testa, e Praia a Mare la restante cifra. Proprio qui, solo per fare un esempio, fornito sempre da quanto trapela da ambienti ospedalieri, la mancanza dei necessari adeguamenti strutturali renderebbe del tutto fuori norma la predisposizione della residenza sanitaria per anziani medicalizzata. Insomma, sanità del Tirreno Cosentino al giugno 2012, ai problemi reali dell'utenza del territorio vengono fornite unicamente risposte, per il momento, solo sulla carta. Restiamo in tema, continuiamo a parlare di sanità. L'associazione Fratello Cuore Onlus di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza organizza un corso di formazione sul primo soccorso e l'utilizzo del defibrillatore. Si tratta di un corso base che nel primo step sarà indicato soprattutto per le forze dell'ordine, quindi carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato e vigili del fuoco. Seguiranno poi scuole statali, scuole di danza e sportive, palestre, strutture pubbliche e imprese edili e turistiche. Il corso partirà per la fine di giugno e si terrà nella sede dell'associazione in via della Repubblica a Belvedere. Le lezioni saranno impartite dal personale sanitario del 118 di Cosenza con il supporto del comitato scientifico dell'associazione guidato da Francesco Rosselli. L'utilizzo del defibrillatore, commenta Rosselli, è un salvavita indispensabile per il pronto soccorso nelle problematiche cardiache. Chi fosse interessato può iscriversi al corso recandosi direttamente alla sede dell'associazione belvederese. E adesso la cronaca. Potrebbe tornare a casa già domani Filiberto Forestieri, il consigliere comunale di San Nicolarcella, rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale. Il servizio è di Gaetano Bruno. Solo un grande spavento per lui e per i familiari. Filiberto Forestieri, consigliere comunale di minoranza del comune di San Nicolarcella, rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale, non è mai stato in pericolo di vita. Il trasporto d'urgenza all'ospedale Annunziata di Cosenza tramite l'elisoccorso aveva fatto pensare al peggio, ma Forestieri, già negli istanti immediatamente successivi al sinistro, era apparso lucido e cosciente nonostante le ferite riportate. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 nei pressi di un distributore di benzina a Trascalea e San Nicola sulla SS18. L'imprenditore, a bordo della sua moto, un Honda 600, stava percorrendo la strada statale in direzione nord. L'auto, a bordo della quale viaggiava una coppia, uscendo dal distributore di benzina, ha effettuato un'inversione di marcia per proseguire anch'essa in direzione nord. Forestieri quindi non è riuscito a evitare l'impatto, nonostante avesse tentato di scansare l'auto che si stava immettendo nella carreggiata passando alla destra della stessa. La moto ha di fatto tamponato l'auto sfondando il parabrezza posteriore mentre Forestieri si è ritrovato all'interno dell'abitacolo.
immediati soccorsi, oltre all'arrivo della polizia che ha effettuato i rilievi del caso e ha consentito il ripristino della viabilità, sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea. Al pronto soccorso di Cosenza i medici hanno riscontrato soltanto la frattura del polso destro e una ferita alla fronte. In giornata verranno effettuati ulteriori controlli, ma già domani il consigliere comunale potrebbe tornare a casa. Un episodio che riapre il dibattito sia sulla sicurezza della strada statale 18, sia sulla indiscussa utilità dell'ospedale di Praia a Mare. Ancora sicurezza sulle strade, il comune di Praia a Mare ha introdotto l'uso di un telelaser per vigilare sui rispetti dei limiti di velocità lungo tutto il territorio comunale. L'iniziativa è stata decisa dal comando della polizia locale per tutelare appunto la sicurezza stradale e i vigili hanno annunciato tolleranza zero. L'obiettivo dunque è quello della prevenzione ma anche della repressione di comportamenti degli utenti delle strade che creano pericoli per l'incolumità pubblica. Spesso la vigilanza delle pattuglie non è sufficiente per prevenire gli incidenti causati da eccesso di velocità per mancanza delle strumentazioni tecniche previste dal vigente codice della strada. Per questo il Comune di Praia a Mare ha proceduto all'acquisto del misuratore di velocità. Ed ora la politica. Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Talarico, ha convocato l'Assemblea legislativa per martedì 26 giugno 2012 alle 11 a Palazzo Campanella. Solo due punti all'ordine del giorno. Il Consiglio discuterà della proposta di legge sul rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2011 formulata dalla Giunta regionale. Al vaglio dei consiglieri anche l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. 70.000 firme per la petizione popolare per la modifica dell'attuale legge regionale. Questo è il dato finora raccolto dalla provincia di Cosenza, che ieri ha ospitato una riunione convocata dal presidente Mario Oliverio per fare il punto sulla raccolta delle firme. Ad oggi, ha detto il presidente della provincia, abbiamo realizzato un primo obiettivo, anche se mancano diversi plichi dalle province di Reggio Calabria a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Non è facile raccogliere tante firme in soli 3 settimane, eppure i cittadini hanno immediatamente accolto il nostro invito perché hanno compreso e condiviso l'obiettivo, che è quello di dare una forte spinta al Parlamento per la modifica dell'attuale legge elettorale, meglio conosciuta come Porcellum o legge Vergogna. Ancora una volta, ha aggiunto Oliverio, si vuole privare il cittadino di scegliere liberamente i propri rappresentanti in Parlamento. Ecco il motivo e il significato della nostra iniziativa. Se questo è il dato, prosegue il Presidente, c'è un motivo in più per intensificare la nostra raccolta, per realizzare e superare l'obiettivo delle 100.000 firme. Pertanto, ha concluso Oliverio, chiedo di produrre il massimo sforzo e di organizzare al meglio il lavoro di raccolta delle firme sul territorio e nei diversi comuni entro la prima settimana di luglio. E adesso ci spostiamo a Verbicaro. Ieri sera il Consiglio Comunale con un solo punto all'ordine del giorno, la nomina della Commissione Terremoti. Ma ci spiega tutto Martino Ciano. È stata nominata nel corso del civico consesso tenutosi ieri sera la commissione terremoto del comune di Verbicaro. 5 componenti, nello specifico il sindaco Felice Spingola, il consigliere di minoranza Giuseppe Raimondi, il geologo Francesco Marsiglia, l'architetto Francesco Lucia e l'ingegnere Giovan Battista Malomo. La commissione avrà compiti di monitoraggio e ricostruzione in caso di evento sismico, ma da subito avrà il compito di gestire la ricostruzione di Palazzo San Giovanni, demolito 2 anni fa perché danneggiato dal sisma dell'82 che colpì Verbicaro. È un compito istituzionale che va assolto in quanto ancora permangono problematiche connesse alla ricostruzione. Siccome uno degli immobili che poi è stato demolito 2 anni fa era stato ammesso a contributo per la ricostruzione, però nella fase di consolidamento dell'immobile si sono verificate invece delle problematiche per cui l'immobile stesso è stato definitivamente compromesso. È necessario oggi riesaminare un progetto di ricostruzione e sottoporre al Ministero competente o alla Presidenza del Consiglio, se
le cose rimangono come quella attuale, per il suo finanziamento. Questa commissione, una volta finito questo compito, comunque non esaurisce la sua funzione, poi che cosa farà? Non sappiamo se, proprio in considerazione del dibattito che sta nascendo sulla messa in sicurezza dei centri storici e di quant'altro, se in termini di prevenzione possono essere prese in considerazione questo tipo di pratiche sospese. Certo che un'iniziativa collegiale dei sindaci dell'area del terremoto dell'epoca forse potrebbe mettere quantomeno sul piatto della bilancia o comunque attorno a un tavolo di discussione questa problematica, che è una problematica ancora appesa. IMU ridotta al minimo nel comune di Scalea, la situazione economica dell'ente non è delle migliori, ma l'amministrazione Basile riesce a far risparmiare i cittadini sull'imposta municipale unica. Nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato, precisa il sindaco di Scalea, abbiamo cercato di inquadrare un meccanismo tale che a pagare siano solo le rendite più elevate, ovvero dai 500.000 euro in su, che per un'abitazione significa non meno di 120-130 metri quadri. Ad oggi, conclude Basile, pagheranno di più solo le seconde case e le abitazioni che possiamo definire di lusso. Lasciamo la politica e riprendiamo a parlare della soppressione dei tribunali. È stata confermata per lunedì 25 giugno alle 10 la protesta lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria all'altezza dello svincolo di Sala Consilina contro la chiusura del Palazzo di Giustizia cittadino e il paventato accorpamento al Tribunale di Lagonegro. Ad invitare i cittadini a prendere parte alla manifestazione sono tutti i sindaci del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro. Il rischio di una instabilità sociale ed economica, scrivono in un comunicato, è sotto gli occhi di tutti. Oggi il problema è legato a questa scelta scellerata, domani ad altre scelte connesse alla probabile chiusura del carcere circondariale con la riduzione del personale delle forze dell'ordine. Alla manifestazione si unirà la sospensione di ogni attività lavorativa pubblica e privata e la chiusura degli sportelli bancari e di tutte le attività commerciali. Ed ora la storia di un giovane di Atena Lucana che ha preparato le luminarie per la festa di San Ranieri a Pisa. Vediamo il servizio. L'arte del giovane Giosuè Petrone, originario di Atena Lucana e laureando della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, è stata protagonista a Pisa lo scorso 16 giugno in occasione di una delle feste più importanti e tradizionali della bella cittadina toscana. Giosuè ha infatti realizzato un progetto di mapping 3D insieme al suo docente di linguaggi e tecniche dell'audiovisiva e video music, professor Piero Fragola, nell'ambito dei festeggiamenti previsti per la festa tradizionale della luminara di San Ranieri, che ogni anno nella notte del 16 giugno decora suggestivamente le sagome degli edifici sui lungarni di Pisa, con oltre 100.000 lumini che rischiarano il completo buio circostante. Il progetto è stato realizzato con il contributo dell'amministrazione comunale di Pisa, in particolare dell'assessore alle manifestazioni storiche Federico Eligi e dell'ingegnere Michele Aiello. Dunque, un altro talento del Vallo di Diano riesce a mettersi in evidenza per la sua professionalità lontano dal suo territorio di appartenenza. E, nel caso di Giosuè Petrone, non è una novità, visto che le sue qualità artistiche nell'ambito delle tecnologie multimediali lo avevano già portato alla ribalta per la realizzazione di documentari, video e corti. A Pisa, il giovane di Atena Lucana ha utilizzato la tecnica del visual mapping, detto anche mapping architetturale, una tecnica di videoproiezione che attraverso la luce determina un intervento sullo spazio urbano. Si effettua una mappatura dell'edificio scelto e si creano poi effetti di movimento visivo tridimensionale. L'allestimento scenografico si basa sul principio della luce come strumento di scrittura dello spazio, analogamente allo spirito della festa patronale, senza tradire la dimensione della festa barocca, che prevedeva allestimenti effimeri ed apparati festivi. Le proiezioni sono state effettuate su Palazzo Pretorio, per la sua collocazione strategica tra il Lungarno Galileo Galilei e il Lungarno Gambacorti, centro della manifestazione. Per raggiungere lo scopo è stato effettuato un rilievo di ogni dettaglio della facciata, delle finestre, delle colonne e dell'orologio, analizzando l'insieme della composizione dell'edificio, la distribuzione delle sagome e delle ombre, l'alternanza dei pieni e i vuoti, le simmetrie. Il risultato, che ha scatenato gli applausi e la meraviglia della migliaia di persone presenti, ha visto le forme pure e le geometrie della tradizione toscana prendere vita con una serie di operazioni di compositing e animazione digitale, che hanno interagito attraverso il movimento con la staticità storica del fabbricato.
Il comune di Lauria avrà un osservatorio delle buone pratiche sulla raccolta dei rifiuti e sull'ambiente. La proposta arriva direttamente dall'amministrazione comunale guidata da Gaetano Mitidieri. Per questo pomeriggio alle 18 è fissata la prima assemblea pubblica alla quale sono invitati a partecipare i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di categoria e i rappresentanti politici. L'osservatorio, ha precisato il sindaco Mitidieri, è un organismo importante che ha come unico obiettivo la promozione e soprattutto il monitoraggio delle questioni legate alla gestione dell'ambiente. E adesso, prima di salutarvi, qualche altro appuntamento per oggi pomeriggio lungo il Tirreno Cosentino. A Tortora, presentazione dell'Urlo degli Enotri, organizzato dal direttore artistico Roy Paci. L'appuntamento è alle 18 nella sala consiliare. A San Nicolarcella, incontro sui finanziamenti destinati all'imprenditoria giovanile da parte della Regione Calabria. L'incontro si terrà alle 18 nella sala consiliare. A Praia a Mare, conferenza stampa di Futuro Sud per il diritto al lavoro, alla salute e per la lotta contro il sistema di Equitalia, appuntamento alle 18 presso la sede nazionale di Futuro Sud in via Pantano. Infine questa sera, 8 marzo alle 21 in piazza Municipio, Viaggio Lento, serata artistica del cantastore Biagio Accardi. Con questo è davvero tutto, l'informazione torna questa sera con il TG delle 19.45. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.